Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 21 dicembre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Tommà, San Tommaso Apostolo, al quale è dedicata una chiesa a San Polo. È il patrono dell'arte dei mureri. Oggi avvenne, 21 dicembre 1739, a Venezia i confratelli di Santa Maria del Carmelo invitano Giambattista Tiepolo a fornire una serie di dipinti per il soffitto del salone della loro scuola. Il pittore progetta una tela centrale con la Vergine in Gloria e il Beato Simone Stock e 8 tele minori con angeli in volo e figurazioni simboliche. Condotta a termine nel 1744, l'opera suscita tali entusiastici consensi che il Tiepolo viene nominato confratello onorario della Scuola di Devozione dei Carmini. Oggi con noi. Laureata in lettere con perfezionamento in storia dell'arte, è stata storico dell'arte conservatore presso la Soprintendenza dell'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna, per la quale ha progettato e diretto numerosi interventi di restauro su monumenti e opere d'arte. Ha partecipato a numerosi convegni come relatrice e pubblicato un centinaio tra articoli e monografie. Ha insegnato teoria del restauro nell'Università di Ca' Foscari presso Leggart e poi a Tecnologie per il Restauro. E da parecchi anni è docente della medesima disciplina presso l'Università Internazionale dell'Arte di Venezia. È attualmente proto della Scuola Grande dei Carmini e componente del Consiglio Direttivo degli Amici dei Musei di Venezia. Per la rubrica Oggi con noi diamo il benvenuto a Emanuela Zucchetta. Grazie Emanuela per essere oggi nostra ospite e con interesse l'ascolteremo su questo argomento dedicato alla collaborazione tra Giambattista Tiepolo e la Scuola Grande dei Carmini. E salve, sono Emanuela Zucchetta. Io ringrazio Fabio di avermi invitato a trattare questo argomento che mi sta tra l'altro molto a cuore, essendo io proto della Scuola Grande dei Carmini. Incomincio. Il 21 dicembre 1739 è stato un giorno importante per la Scuola dei Carmini che si apprestava a diventare grande. Finalmente il geniale e osannato pittore a lungo inseguito Giambattista Tiepolo, dopo molte insistenze, era stato incaricato di decorare il soffitto della Sala Grande del Capitolo, la più importante della scuola. La decisione fu presa unanimemente dalla scuola, che a quel tempo era guidata dal guardian grande Giambattista Orlandini. Il più celebre dei virtuosi era reduce dei trionfi ottenuti con gli affreschi dei Gesuati. In realtà, al centro del soffitto della scuola esisteva già, sin dal 1638, la tela del Padovanino raffigurante l'Assunta e i confratelli avrebbero voluto conservarla e far eseguire dal Tiepolo solo le tele laterali. Ma il pittore fece giustamente capire ai confratelli come affiancare delle opere nuove ad una vecchia avrebbe creato dello sconcerto, senza contare che il tema dell'Assunzione non era allusivo al titolo della confraternita. Il capitolo allora, disposto a tutto pur di accaparrarsi il più grande decoratore di tutti i tempi e desiderando, cito, a gloria di Maria e decoro della scuola, l'universale approvazione di un'opera che deve restare esposta sino al terminar del mondo, decide di far eseguire allora l'intero soffitto e, oltre al compenso pattuito, aggiunge anche un regalo.
Tiepolo, oberato di lavoro, si trovava allora a Palazzo Clerici a Milano, non riuscirà a rispettare i tempi pattuiti, cioè la consegna della tela centrale per il Natale successivo, nel 1740, e gli 8 scomparti laterali entro l'estate del 1741. Nel maggio del 40, tuttavia, viene rimossa la tela del Padovanino e solo nel 1743 verranno collocate le tele laterali. Zanetti, nell'atto dell'inaugurazione, osservava infatti come la tela centrale non fosse ancora messa in opera e addirittura nel 1749 viene collocata quella centrale. È lo stesso pittore a proporre, certo d'accordo con la scuola, due soluzioni decorative, entrambe incentrate sull'esaltazione e la glorificazione dello scapolare. Nella prima proposta, poi scartata, Tiepolo aveva privilegiato l'illustrazione di opere di carità svolte dalla scuola a beneficio di confratelli poveri e diseredati e all'esaltazione della castità praticata dagli stessi confratelli dei Carmeli. La seconda soluzione, quella provata, più impegnativa ed estensiva, sviluppa il tema della rappresentazione delle virtù, qualità naturali e soprannaturali. Tiepolo elenca e le descrive dettagliatamente nel suo scritto del 19 gennaio 1739, inviato alla scuola, ma poi, in fase di realizzazione, varierà sia nella trattazione dei raggruppamenti, sia anche alcuni particolari distintivi delle figure, oltre al loro significato allegorico. Questo tema dello scapolare è rappresentato nella tela centrale, assoluto capolavoro della maturità dell'artista, in cui una iconica, ieratica, severa, irraggiungibile figura della Vergine consegna lo scapolare, piccolo oggetto di stoffa da portare alle spalle, emblema della scuola dei Carmini, al beato Simone Stock, priore dell'ordine carmelitano nel 1251, epoca in cui sarebbe avvenuto questo sogno. In realtà, è attraverso un angelo che avviene questa consegna, anche se è la figura della Vergine ad esercitare una funzione mediatrice tra Dio e l'umanità. Il beato Simone poggia su un angolo di tempio, mentre nella profondità del cielo le nuvole riescono a creare una specie di nicchia sferica, entro la quale la figura della Madonna con il bambino si rivela protettrice di un'umanità sofferente e peccatrice. La Vergine, sorretta da un vortice di angeli, regge il bambino con il braccio sinistro ed appoggia il braccio destro sulla testa di un angelo. Il volto è perfetto, con le palpebre socchiuse e la bocca carnosa. È la replica delle figure femminili dipinte dal Tiepolo. Una luce dorata e vibrante e un cielo tipicamente veneziano caratterizzano atmosfericamente l'evento. È incredibile la capacità dell'artista di far lievitare e rendere vibrante, spumeggiante sotto l'effetto della luce, i panneggi delle figure femminili e soprattutto dei suoi angeli sensuali. Nel basso della tela, la nota macabra delle tombe scoperchiate del purgatorio ricorda che la devozione allo scapolare salva dalle pene del purgatorio, da cui si viene liberati, come ribadito dalla bolla sabatina di Papa Giovanni XXII. Le 8 tele che attorniano quella centrale riflettono uno schema compositivo tipico della tradizione pittorica cinquecentesca veneziana, in particolare i soffitti dei cieli decorativi di Paolo Veronese in Palazzo Ducale. E d'altra parte, lo stesso Tiepolo si considerava un veronese redivivo. Queste tele rappresentano le virtù teologali e cardinali ed altre come la penitenza, l'innocenza e la castità, illustrate a gruppi di due o tre nelle 4 tele d'angolo. Sono ovviamente riferite come proprie della Madonna, ma di riflesso appartengono anche alla scuola, che alla Madonna del Carmelo è intitolata e che ha il compito di diffonderle tra gli uomini se vogliono raggiungere la salvezza dell'anima. Nei 4 comparti laterali sono ancora gli angeli e i cherubini ad esaltare lo scapolare e a reggere i rotoli e la manegola della scuola.
che è ben conscia dell'importanza che ha nel diffondere e praticare questo tipo di devozione che protegge dalle sventure quotidiane. È il momento di maggiore intensità religiosa e devozionale, nel quale ogni confratello doveva sentirsi coinvolto non appena alzava lo sguardo al soffitto e poteva osservare, ad esempio, l'episodio del muratore che, cadendo dalle impalcature, viene salvato dalla sua devozione allo scapolare, o la salita in paradiso delle anime dei confratelli devoti. Davvero Tiepolo mostra di meditare in queste opere che rappresentano, come è stato rilevato, la quintessenza dello stile maturo del Tiepolo, quel titolo di pittore più eccellente del nostro tempo su tutti gli altri, idealmente conferitogli da Anton Maria Zanetti nell'atto dello scoprimento delle tele laterali nel giugno del 1743. Alla fine della sua avventura nella scuola del Carmelo, Tiepolo, nel marzo del 1750, aveva incassato 550 zecchini, 150 in più rispetto al prezzo concordato, oltre al regalo promesso di 212 ducati che i confratelli, che avevano tollerato i suoi ritardi, gli avevano concesso in relazione all'universale acclamazione che l'opera avrebbe avuto presso i contemporanei e i posteri. Forse, anche grazie a Tiepolo, qualche anno dopo la scuola sarebbe diventata grande. Valeva la pena di aspettare. Ed ora, prima di chiedere alla nostra ospite di suggerirci un libro, come vuole la nostra trasmissione e il nostro format, mi piacerebbe che Emanuela ci raccontasse come si diventava e come si diventa ai nostri giorni confratello o consorella di una così prestigiosa e secolare confraternita come quella della Scuola Grande dei Carmini. Allora, ai nostri giorni, ma credo che le cose non siano molto diverse rispetto a quanto avveniva in passato. Allora, per poter diventare un nuovo confratello, è necessario che appunto due confratelli della scuola nella quale ci si vuole iscrivere presentino la candidatura. Questa candidatura, quindi ovviamente si presume che questi confratelli conoscano appunto bene la persona che si sta candidando, questa candidatura viene poi, diciamo, conferita al guardian grando che ne prende atto. E questo il grande Anguard poi passa questa richiesta all'esame della cancelleria, che è una sorta di organo, diciamo, ristretto di valutazione. La cancelleria la approva con riserva perché poi, diciamo, che l'approvazione generale definitiva del candidato avviene poi da parte del capitolo generale, quindi che è l'assemblea appunto di tutti gli iscritti che chiaramente la votano. E normalmente l'ammissione appunto viene richiesta, salvo casi ovvio eccezionali di incompatibilità appunto con la presenza appunto del candidato nella scuola. Dobbiamo tener conto che in passato ovviamente c'erano distinzioni tra le varie scuole e soprattutto diciamo le scuole di arte e devozione che ammettevano in particolare appunto candidati laici e in un primo tempo non patrizi, mentre le scuole, ad esempio, di arti e mestieri si presume che accogliessero in particolare tutti quelli che ovviamente praticavano un determinato mestiere proprio per una questione poi di mutua assistenza. Ecco, io quindi credo che la prassi operativa in passato, diciamo, non fosse molto dissimile da quello appunto che, diciamo, succede anche adesso. Ecco, c'è in più da tener conto che nei tempi odierni non ci sono assolutamente, ad esempio, distinzioni né appunto di appartenenza, né di ceto, né di ricchezza e né tantomeno appunto di collocazione geografica, perché se anche un confratello da Milano, da Roma chiedesse di iscriversi, noi ovviamente si vaglierebbe ovviamente appunto la sua partecipazione, la sua iscrizione, purché ovviamente magari un minimo di presenza nelle celebrazioni della scuola possano essere assicurate.
Ecco, quindi diciamo, non ci sono grosse limitazioni, anzi noi vorremmo che molti si iscrivessero nella nostra scuola. Bene, allora grazie mille per aver ottemperato a questa parentesi conoscitiva ed ora siamo curiosi di conoscere il volume che vuole indicarci come lettura di approfondimento dell'argomento del giorno. Certo, io direi, vi suggerirei comunque sempre la monografia, direi anche ponderosa, di Umberto Franzoi, La scuola grande dei Carmini, devozione e carità, edito nel 2006 dalle Grafiche Vianello, laddove appunto viene un po' presa in considerazione, vengono presi in considerazione sia l'aspetto appunto amministrativo della scuola, sia l'aspetto storico-artistico, quindi ritengo che a tutt'oggi appunto sia il testo più indicativo al riguardo. Il nostro doveroso ringraziamento quindi va ad Emanuela Zucchetta per averci dedicato questa sua presentazione. La ringraziamo nuovamente per essere stata nostra ospite del podcast Buon Compleanno Venezia e le auguriamo buone feste. Io ringrazio a mia volta appunto Fabio per avermi invitato, gli faccio i migliori auguri per il proseguimento appunto della sua lodevolissima iniziativa e altrettante buone feste da parte mia. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Na bona evada e mattina conta più che a farina. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.